Amici di Automoto TV, un saluto cordiale da parte di Carlo Braccini, puntata speciale di Auto News dedicata al marchio Subaru. Qui come in studio lo salutiamo, c'è Andrea Placani, responsabile relazioni esterne e comunicazioni di Subaru Italia. Benvenuto Andrea. Grazie. E alle nostre spalle l'avete riconosciuta una Subaru Outback. Cominciamo subito da questo modello presentato recentemente, una versione completamente nuova. Ma Outback è, come possiamo definirla, una crossover? Una crossover in realtà era nata come qualcosa in più di una station wagon. Ricordiamo che ha più di 20 anni l'uscita della prima Outback, sì, quindi ormai è un modello, potremmo dire, classico. Sì, compie proprio quest'anno 20 anni, per cui celebriamo il 20° anno di Outback e lo celebriamo con questa quinta edizione, se la vogliamo chiamare così, quinta versione, nata appunto nel 1985, è stata una costola praticamente più off-road di quello che era all'epoca Legacy, ed era l'intento da parte di casa madre, era appunto quello di creare un qualcosa di nuovo, di innovativo che nel 1985 non esisteva sul mercato, prendendo appunto quello che era stato il successo di Legacy, successo anche dal punto di vista sportivo, perché non dimentichiamo che appunto le nostre gloriose vittorie che sono arrivate poi in un secondo tempo con Impreza. Ne parleremo, non ti preoccupare che ne parleremo, perché di Impreza non si può non parlare, tutti gli appassionati di auto l'hanno veramente sempre ben presente. Comunque sono figli di Legacy, perché inizialmente appunto il progetto sportivo iniziò con Legacy, presa appunto la versione station wagon, si decise appunto di creare una versione un po' più off-road. Da qui appunto Outback che deriva tra l'altro da un famoso deserto australiano, dove tra l'altro il modello attualmente sta spopolando in fattori di vendite. Arriviamo appunto quest'anno, l'abbiamo lanciata in primavera di quest'anno e effettivamente non solo in Australia ma anche in Italia ha riscosso grande successo, tant'è che oggi dobbiamo purtroppo gestire la mancanza di prodotto, in quanto che di questi tempi è tutto dire. Che è tutto dire, esatto, che anche se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, effettivamente è un fattore positivo. Però, permettimi, un costruttore un po' strano Subaru. Intanto siete un piccolo costruttore in un mondo in cui Marchionne insegna che se non sei oltre diversi milioni di unità vendute non ce la fai a sopravvivere, voi piccolini, specializzati, piccolini relativamente, molto forti sul piano finanziario, vi permettete di essere indipendenti e fate delle cose straordinarie. Come nasce Subaru? Vogliamo giusto spendere due parole per chi ancora non ha, nonostante molti i successi sportivi e delle vetture importanti, però ancora un marchio che, come dire, non è conosciutissimo a livello internazionale, non da tutti. Certo, se vogliamo tornare un po' indietro, nasce nel 1953, tanto per dire, siamo tornati tanti indietro. Effettivamente la prima macchina nasce nel 58, ma noi oggi, effettivamente dopo tutti questi anni, possiamo vantare sicuramente delle caratteristiche dal punto di vista del prodotto assolutamente uniche, perché non dimentichiamo che le nostre vetture sono tutte equipaggiate di motore boxer. Fino ad oggi praticamente abbiamo costruito più di 15 milioni di motori boxer. Se ci sono tre persone a casa, tre che non lo sanno, magari glielo vogliamo raccontare, cosa vuol dire boxer? Motore boxer è praticamente una struttura, o meglio una filosofia costruttiva, se vogliamo chiamarla così, del motore, dove praticamente lavora completamente in orizzontale perché i cilindri sono contrapposti. Questo ha tutto vantaggio naturalmente del baricentro della vettura, perché essendo posizionato molto in basso il motore, i pesi, diciamo quelli importanti, molto in basso, dà come vantaggio alla vettura il posizionamento del baricentro della vettura molto basso e allo stesso tempo una mancanza completa di vibrazioni, in quanto le due bancate dei cilindri in maniera contrapposta fanno sì che le vibrazioni siano completamente annullate, e questo è il discorso boxer. Se poi vogliamo poi aggiungere il fatto che dal 1972 tutte le nostre vetture sono equipaggiate anche di trazione integrale, dove possiamo tranquillamente dire che siamo stati i primi effettivamente a credere nella trazione integrale e ad equipaggiare tutta la gamma con la trazione integrale, fino ad oggi possiamo dire che il 100% delle nostre vetture che sono state costruite dal 72 ad oggi hanno montato più di 14 milioni di sistemi integrali. Quindi questo è tutto vantaggio della peculiarità dei nostri prodotti. Siamo, come dicevi tu, una casa piccolina, perché ogni anno costruiamo non più di 900.000 vetture,
che vanno un po' in controtendenza a quello che appunto ha dichiarato qualcuno di molto importante nel settore dell'auto. Che sotto i 3-4 milioni non può esistere. Non si può esistere. E invece voi dimostrate che si Noi può fare. Noi dimostriamo che si può fare, forti anche del fatto che effettivamente, se vogliamo proprio svelare tutte le carte, abbiamo un alleato in Toyota in quanto un pacchetto di azionariato è posseduto da Toyota, che però ci lascia assolutamente indipendenti, nel senso che ai vertici si parla, ai vertici si studia assieme dei prodotti, però dopo ognuno è libero di proseguire per la propria Vogliamo strada. Dire che gli Stati Uniti sono un mercato che sta premiando in particolare in questi ultimi anni Subaru in maniera... è diventata un'auto di moda negli Stati Uniti. È diventato un'auto assolutamente un must nel mercato americano, tant'è che è il quinto anno che noi stiamo performando con percentuali a doppia cifra, incrementando il prodotto, incrementando le vendite da 5 anni a questa parte, fino a raggiungere, se le stime sono corrette, fino a raggiungere il tetto delle 600.000 unità, cosa che fino a 5 anni fa nessuno avrebbe scommesso uno yen su questo dato, però effettivamente ultimamente il mercato ci sta premiando grazie a una scelta molto attenta per quanto riguarda il posizionamento di mercato, grazie ai prodotti che effettivamente sono molto in linea con quelle che sono le richieste del pubblico americano e soprattutto grazie al fatto che è diventato prodotto di moda, è inutile nasconderlo. Quindi il mercato americano ci sta premiando, ma oltre al mercato americano anche quello canadese e quello australiano. Infatti stiamo performando ultimamente in questi tre mercati più del 70% di quello che è il prodotto totale di Subaru. Bene, allora, proprio a proposito di Outback, grande successo negli Stati Uniti, vettura importante però per Subaru anche da noi, andiamo a vedere il contributo che ha preparato la regia, la prova su strada della nuova Subaru Outback. Poi torniamo in studio con Andrea Placani perché c'è ancora molto da dire sulle novità Subaru. Subaru Outback è un'auto davvero originale, difficile da classificare anche stilisticamente. Nella sua più recente edizione, Outback riceve una serie di migliorie e di affinamenti estetici che volutamente non hanno però mutato più di tanto uno stile divenuto, ormai di diritto, un vero classico. I montanti anteriori sono stati spostati in avanti rispetto al precedente modello e non mancano come sempre alcune peculiarità in chiave off-road, quale le protezioni sottoscocca e l'assetto rialzato rispetto allo standard, così da beneficiare di una luce da terra pari a 22 cm, valore elevato anche per un SUV tradizionale. Finiture esterne, guarnizione alle porte, verniciature, tutto appare curato e fatto con la precisione tipica che i giapponesi mettono nella costruzione di un'auto e moto e che i clienti Subaru in tutto il mondo hanno imparato negli anni ad apprezzare. Alle già famose doti della trazione integrale simmetrica e del boxer 2 litri a gasolio da 150 cavalli si uniscono ora le qualità della trasmissione linea Artronic a 7 rapporti che enfatizzano la fluidità di marcia e il comfort di guida della 4x4 giapponese. Alla prova dei fatti anche quest'ultima Outback 2 litri si conferma una vettura a sé nel panorama delle SUV crossover di gamma elevata. Confortevole e sportiva al tempo stesso, 0-100 in 9,9 secondi, 192 km/h di velocità massima, la Subaru Outback si conferma molto agile per la categoria, neutra di assetto nonostante le sospensioni a lunga escursione e sempre stabile e sicura. In fuoristrada il guidatore ha a disposizione il limitatore della velocità in discesa, il controllo della trazione voluto e il sistema X-Mode che armonizza la gestione dell'erogazione, delle 4WD e dell'elettronica. Soluzioni tecnologiche consentono oggi davvero a chiunque, anche digiuno da esperienze fuoristrada, di affrontare percorsi di medio livello senza la minima apprensione. Che il 2 litri boxer, famoso per la qualità della sua erogazione e per la quasi totale assenza di vibrazioni, consuma anche poco e nonostante le notevoli dimensioni della Outback, nel corso del nostro test raramente siamo scesi sotto i 15 km con un litro reale di media, a conferma dell'ottimo rendimento meccanico del 4 cilindri giapponese. Sul fronte delle nuove tecnologie, Outback dispone del sofisticato AI,
Un sistema impiega due telecamere stereo per catturare immagini a colori tridimensionali con un'eccellente capacità di riconoscimento, simile a quella dell'occhio umano. Grazie alle immagini provenienti da entrambe le telecamere di Eisai, riconosce forma, velocità e distanza di veicoli, moto, biciclette e pedoni. Quando rileva un potenziale pericolo, il sistema avverte il guidatore e, se necessario, provvede anche a frenare in modo da evitare incidenti e a intervenire su assetto e stabilità della vettura. Insomma, chi compra una Outback cerca un'automobile importante fuori dal coro, versatile e robusta nella tradizione di un costruttore dalla elevatissima reputazione tecnologica e qualitativa. Su strada, a partire da poco più di 36.000 euro per arrivare al Full Optional Unlimited da poco più di 43. La sensazione è che in ogni caso siano soldi ben spesi e che, a differenza di tante concorrenti, la Outback sia fatta per durare davvero. Design 8,5. Finiture 8,5. Comfort 9. Motore 9,5. Prestazioni 9. Consumi 9. Guida 9,5. Prezzo 8. Usato 9. Eccoci tornati ad Auto News speciale in compagnia di Andrea Placani della Subaru. Mentre andava il nostro test della nuova Subaru Outback Diesel, Andrea, stavi dicendo una cosa interessante, una chicca, insomma un approccio particolare che Subaru ha avuto proprio con questo nuovo modello. Sì, forse per la prima volta i nostri tecnici ci hanno tenuto a dirci questa cosa. I nostri tecnici, i nostri progettisti hanno tenuto conto di quello che erano le informazioni che provenivano dalla clientela già... Dovrebbe essere la norma? Non è solitamente la norma. Di solito si fanno studi di mercato. Si fanno studi di mercato per vedere il posizionamento piuttosto che altri valori che entrano in gioco nella progettazione della vettura. In questo caso siamo andati un po' più nel dettaglio. Abbiamo parlato con i possessori di auto precedenti, prendendo nota di quelle che erano le esigenze, le richieste che venivano appunto dal pubblico, e sulla base delle informazioni che abbiamo ricevuto, i nostri tecnici e coloro che hanno sviluppato il prodotto hanno preso spunto appunto per sviluppare questa vettura. Sicuramente dal punto di vista stilistico è un passo avanti rispetto alle versioni precedenti, alla versione ultima che abbiamo lanciato nel 2009, ma anche dal punto di vista poi di tutte quelle che sono le peculiarità del prodotto stesso, non ultimo l'infotainment. Effettivamente casa madre ha voluto concentrarsi molto su quello che sono gli aspetti della connettività. Oggi più di qualche tempo fa naturalmente c'è una richiesta di essere connessi all'interno della vettura con il mondo esterno, e quindi in questa direzione si è andati con l'adozione appunto dei sistemi all'interno della vettura, appunto sistemi che possono in qualche modo interagire con tutti gli smartphone, no? Tutti i sistemi audio e video attualmente in circolazione, quindi di conseguenza questo è tutto vantaggio poi della fruibilità della vettura. Ti devo svelare anch'io una curiosità, un aneddoto. Proprio questa vettura che abbiamo alle spalle è andata a ritirarlo un nostro collega, e l'ha usata un paio di giorni, ed è un collega che non aveva mai avuto l'occasione di provare direttamente una Subaru. È rimasto, devo dire, colpito dalla solidità, dal piacere di guida, dalla sensazione positiva che gli ha trasmesso una vettura che lui magari dall'esterno, pur essendo un esperto di automobili, non aveva mai considerato come una vettura di suo possibile interesse. È questo un po' il segreto? Le Subaru forse vanno provate? Va vissuto un po' insieme? Sicuramente questo è uno degli aspetti che noi stiamo puntando molto con i nostri dealer. Se poi vogliamo prendere in esame appunto Outback, secondo le indicazioni che ha dato appunto la persona che ha recuperato la vettura, un altro aspetto importantissimo è quello della sicurezza. Per la prima volta viene montato il sistema EyeSight, che è un sistema di prevenzione degli urti. In Italia, tra l'altro, Subaru Italia ha messo a punto una promozione, anche se chiamarla promozione non è la parola più indicata, in quanto EyeSight è di serie su tutte le versioni di auto. Cos'è EyeSight? EyeSight è un sistema nuovo di concepire una sicurezza attiva, una sicurezza di prevenzione agli urti, perché adottando il sistema a doppia telecamera stereo, che è posizionato dietro il parabrezza, praticamente ai lati dello specchietto
retrovisore interno, anteriore, sfrutta appunto le informazioni che avvengono da questa doppia telecamera a colori, la quale riconosce appunto gli ostacoli e in base a quello che si verifica poi sulla strada comune normalmente durante il traffico, soprattutto cittadino, in base a quello poi dà una serie di informazioni a tutta l'elettronica della vettura, la quale appunto reagisce per fare in modo che venga evitato l'ostacolo oppure riduca in maniera sensibile quello che può causare un eventuale contatto con pedoni, piuttosto che bici, piuttosto che motorini, oppure anche cose un po' più importanti. Quindi diciamo una Subaru tecnologicamente molto avanzata nella direzione della sicurezza attiva e passiva, anche con gli strumenti più recenti che offre la tecnologia. A proposito di tecnologia, parliamo di Forester, un altro cavallo di battaglia, una crossover in questo caso, con una spiccata vocazione fuoristradistica, come sappiamo. La novità di quest'anno si chiama cambio, io lo chiamo automatico, ma in realtà è un Lineartronic con un cambio quindi a variazione continua, esatto, con delle marce virtuali. Cioè in realtà sì, è come se avesse sette marce, correggimi se sbaglio. Assolutamente. Però in realtà è a variazione continua. Una tipologia di cambio, chi ci segue lo sa, che io non amo particolarmente, perché in genere si accompagna, su vetture anche di grande blasone, a questa sensazione di rotolamento continuo, che in alcuni modelli genera anche un rumore quando schiacci l'acceleratore, piuttosto fastidioso, è come se il motore salisse troppo di giri e poi piano piano questi giri diventano velocità. Beh, devo dire che quando ho provato invece la Forester con motore boxer turbo diesel, ho trovato un cambio a variazione continua sorprendente. Sembrerebbe quasi un automatico più tradizionale, anche se di esatto, ultimissima generazione, è così? Beh, sì, perché di fatto della variazione continua è solamente il nome. Concettualmente è quello di un CVT. Il CVT li conosciamo tutti come cambi estremamente lenti nella cambiata. Questo rumore schiacci, esatto, soprattutto innervosisce molto. Soprattutto perché il cambio tradizionale CVT utilizza nel variatore utilizza una cinghia, invece noi adottiamo una catena. Quindi ci sono una serie di step successivi a quello che era appunto il tradizionale cambio a variazione continua, che portano questo cambio a essere, come dicevi tu, un cambio che sembra quasi un automatico normale a marce, se vogliamo chiamarlo così. Addirittura si possono selezionare le sette marce anche manualmente. Dove, lavorando sull'elettronica, gli ingegneri hanno fissato sette marce virtuali, dove naturalmente il guidatore può scegliere a suo piacimento sia la cambiata, diciamo, manuale, anche se si tratta appunto di un cambio automatico, piuttosto che il cambio automatico vero e proprio, ma il challenge dei nostri tecnici è stato appunto quello di abbinare quelle che erano le prestazioni di un motore boxer turbo diesel da 150 cavalli, nella fattispecie per Outback, ma 148 per quanto riguarda la Forester, a questo cambio, diciamo, molto particolare. E la sfida, diciamo, è stata, possiamo dire che è stata vinta dai tecnici, in quanto chi l'ha provato, il feedback che abbiamo noi da parte dei concessionari e soprattutto delle persone che hanno testato la vettura, effettivamente dicono l'espressione comune, quella non sembra un cambio CVT. Mi devo associare pienamente durante la prova che abbiamo effettuato, veramente l'impressione è stata questa. Torniamo però ancora un attimo su queste caratteristiche fuoristradistiche di Forester, che non si vergogna di essere di avere una discendenza quasi da fuoristrada. Grazie a questo sistema X-Mod è in grado di fare cose che, insomma, le SUV o le crossover di ultima generazione non tutte possono fare. Beh, grazie soprattutto ai 22 cm da terra, effettivamente possiamo parlare più di crossover, anche di SUV. È un medio SUV perché è aumentato anche nelle dimensioni, è aumentata un po' anche la filosofia della Forester lanciata qualche anno fa. Quindi di conseguenza possiamo tranquillamente dire che la possiamo associare più a, diciamo che fa cose che possono fare macchine nate per fare esclusivamente fuoristrada. E questo è sicuramente vantaggioso per chi non la usa solamente in città, ma vuole anche uscire un po' da quelli che sono gli schemi classici urbani per affrontare qualche sconnesso. Inquadriamo come prezzo Forester, che rimane un cavallo di battaglia di Subaru. Allora, Forester tra l'altro... Avete abbassato i prezzi. Con la nuova generazione, esatto, stavo arrivando appunto lì, abbiamo fatto... Perché è una cosa abbastanza inconsueta, avete semplificato la gamma e abbassato i prezzi. Subaru Italia ha deciso di fare un'operazione dal punto di vista commerciale molto aggressiva.
Abbiamo razionalizzato, così come vogliamo dire noi, razionalizzato quelli che erano i modelli, forti del fatto che sull'esperienza del lancio di questa ultima appunto versione abbiamo visto quali potevano essere i modelli che potevano essere più attratti da quello che era il pubblico, o meglio, il pubblico più attratto dai modelli. E quindi di conseguenza quello che abbiamo notato è che ci mancava quel qualcosa dal punto di vista del design che potesse invogliare il cliente, l'utente finale, a comprare la nostra vettura. In questa direzione siamo andati, abbiamo fatto un riposizionamento di prezzi, anche abbastanza importante, abbassando anche fino a 3.000 euro il listino, ma soprattutto abbiamo lavorato sul posizionamento intermedio dei modelli, dando un appeal un po' più sportivo e creando appunto la versione sport style. La versione sport style che dalle indicazioni che ci sono arrivate appunto dei dealer non tanto tempo fa hanno incontrato il benestare, se vogliamo chiamarlo così, se vogliamo dire così, il favore del pubblico, in quanto il 60% del totale Forester è indirizzato appunto per la versione sport style, la quale ha in più un cerchio importante, molto dinamico, molto sportivo a 18 pollici, ma soprattutto questa mascherina frontale molto sportiveggiante che gli dà una connotazione un po' più sportiva a tutta la vettura. E a proposito di sport, amici, adesso dobbiamo dare rapidamente la linea alla regia, perché per qualche minuto, Andrea, ci tuffiamo nel mondo che io particolarmente, quello della vostra VRX STI, una delle vetture delle regine incontrastate ancora oggi del rallismo, anche se non corre più, però è un punto di riferimento dal punto di vista tecnologico e prestazionale. Andiamo a vedere come va e come è fatta la Subaru VRX STI. Automobili come la Subaru VRX STI, lo diciamo subito, sembrano appartenere a un'altra epoca. Quando le auto da rally le riconoscevi subito ed erano fatte apposta per distinguersi nettamente dalle comuni stradiste di tutti i giorni. La quarta generazione, dal lontano 1992, della Subaru più cattiva e potente di sempre, rispetta in pieno la tradizione. Anche questo nuovo modello è una vistosa berlina di medie dimensioni, immancabilmente tre volumi. Sotto il cofano c'è un rinnovato 2005 turbo 4 cilindri boxer capace di ben 300 cavalli, ora naturalmente Euro 6. La trazione, neanche a dirlo, è integrale, il cambio rigorosamente manuale a 6 rapporti. Volendo potete richiederla senza alettone, ma sarebbe un crimine. La Subarona è bella così vistosa e unica, anche se il colore bianco di uno degli esemplari del nostro test fa di tutto per minimizzare la sua aggressività naturale. A dispetto della sua solida fama di sportiva dura e pura, la STI non è un'arma da professionisti, adatta cioè solo a chi guida ad un elevato livello, magari con esperienze agonistiche. Al contrario, la VRX si lascia condurre verso il suo elevatissimo limite, o per meglio dire verso il limite del guidatore, con estrema facilità e in maniera sorprendentemente progressiva. Insomma, lo capisci perfettamente quando è il tuo momento di togliere il gas. Certo, è una 4x4 sempre in presa e va un po' capita. A proposito, la sportiva Subaru sfoggia un sistema di trazione integrale tra i migliori mai realizzati, basato su tre differenziali autobloccanti, l'anteriore tradizionale, il posteriore torsed ed il centrale lamellare a controllo elettronico. Il tutto governato, oltre ai tre setting che gestiscono la centralina del motore, da una levetta nel tunnel centrale dalla quale è possibile ripartire esattamente la coppia tra avantreno e retrotreno. Volendo si può passare a una gestione totalmente manuale del differenziale centrale su 6 livelli, fino a ottenere il blocco completo. Completa il quadro l'Active Torque Vectoring, che aiuta ad alzare ancora l'asticella della tenuta di strada, frenando la ruota anteriore interna e fornendo più coppia a quella esterna. Il listino della VRX STI parte da 44.500 euro, una quotazione contenuta in relazione alle prestazioni, a livello tecnologico e al fascino della bomba giapponese.
A parte l'odioso balzello del superbollo, consumi piuttosto elevati, 8-9 km con un litro nella media reale, c'è da mettere in conto una sorta di assuefazione al fascino e alla guida straordinaria della VRX, con immediata grave crisi di astinenza che vi colpirà al momento di lasciarla in garage per tornare su un'auto, per così dire, comune. A meno che naturalmente non sia la VRX la vostra unica vettura, il che, consumi a parte, è assolutamente possibile vista la grande versatilità di questa ex regina del rally, che in realtà non ha mai lasciato il suo trono e soprattutto non ha eredi. Design 8,5, finiture 7, comfort 7, motore 9,5, prestazioni 9,5, guida 10, consumi 6, prezzo 8, usato 7. Andrea Placani, Subaru Italia, che dire di queste immagini, che dire di questa VRX STI che noi abbiamo trovato durante il nostro test esaltante, più di quanto ci ricordavamo essere all'inizio della sua carriera? VRX STI ormai è un'icona, è un brand, perché ha creato un brand. STI è nata, se vogliamo, per essere la macchina che poi è stata quella che ha vinto 6 mondiali, 3 piloti e 3 marche, ma allo stesso tempo poi negli anni si è ricavata è ancora tutt'oggi un'icona, perché vediamo che altri brand hanno vinto magari qualcosa più di noi, sicuramente, perché sono rimasti poi sulla piazza più di noi, ma STI evoca ancora delle vittorie, forse perché sono arrivati in maniera molto funambolica, forse perché effettivamente i piloti che hanno vinto i mondiali hanno fatto delle cose che fino ad allora erano assolutamente impensabili, o è perché anche noi a volte non ci spieghiamo il motivo di questo attaccamento verso le STI. L'anno scorso noi abbiamo creato un evento appositamente con STI e la cosa che ci ha sorpreso di più di tutte è vedere quanto le persone ci tengono a questa vettura, a questo tipo di vettura, quanto sono affezionate, quanto credono e quanto loro ci tengono a far vedere che fanno parte di un gruppo, di un club, di una nicchia di persone che magari non hanno la macchina più bella, anche lì però se ne vogliamo parlare, perché l'STI ultima effettivamente anche dal punto di vista stilistico ha fatto un passo avanti. Ha un notevole impatto anche sul profilo esterno. Però sono veramente orgoglioso di avere questo tipo di vettura che è al di là di quello che possono essere i fattori estetici piuttosto che funzionali, ma devo dire che dal punto di vista poi dinamico effettivamente dà qualcosa in più, dà un'emozione che altre macchine non hanno. È davvero esaltante. Restiamo sempre in tema di sportività con una Subaru che però probabilmente, Andrea, non vedremo mai sul nostro mercato almeno. Avete presentato recentemente questo concept che si chiama STI, però deriva dalla BRZ, che è la vostra coupé sportiva con trazione posteriore, costruita insieme alla Toyota, la GT86. Finalmente ci avete messo il turbo e con questi 300 cavalli chissà quanto ci si può divertire con questa BRZ, che però, come? Fate una vettura che è praticamente pronta, c'è tutto, però forse non arriverà, come mai? Effettivamente non è la prima volta. Siete strani voi di Subaru, alle volte. Fate delle cose e poi non le volete vendere. È nella diversità il nostro punto di forza. Effettivamente è stato uno studio, è stato un progetto fine a se stesso, perché questa concept che appunto annunciavi tu rimarrà perlomeno oggi, fino ad oggi non abbiamo informazioni riguardo il futuro di questa vettura. Anche quindi non se è escluso molti, che possa arrivare in produzione. Devo dire che molti ce lo chiedono, molti ce l'hanno chiesto e sentiamo i rumors. Strani i giapponesi, guardate, più fanno così e più loro le macchine non gliele fanno, più c'è il pubblico che gliele chiede. Loro per avere il diesel credo che abbiano fatto i salti mortali, perché non volevano farglielo, poi hanno fatto un diesel tra i più in forma della categoria, questo Boxer 2 litri, però in realtà quanto avete faticato per farvi fare il diesel? 8 anni. 8 anni. Abbiamo aspettato adesso 8 anni. C'è questa idea di questa sportiva già pronta praticamente per prestazioni eccellenti, 300 cavalli, ricordiamo che la BRZ con 200 cavalli non turbo costa circa 30.000 euro, sì. Quindi immaginiamo che possa essere anche molto competitiva questa turbo, però
Non si sa se vi racconto. Diciamo che la filosofia che ci ha spinto a creare la BRZ era completamente diversa da quella di questa concept. Quindi, volendo essere coerenti con quello che abbiamo fatto nel passato, possiamo già dire adesso che rimane un esercizio stilistico e meccanico, punto. Quindi forse la farà. Però, mai dire mai. E invece una vettura che arriverà, sicuramente sta arrivando, l'Evorg, che è un po' la sintesi tra Legacy, Evolution e Touring. Anche qui l'abbiamo vista a Ginevra quest'anno, ormai è praticamente arrivata. Vettura interessante, stilisticamente convincente, solo station wagon e solo benzina. Prezzo sotto o circa 30.000 euro, già ben accessoriata, quindi molto interessante. Solo cambio automatico, diesel nessuna possibilità. Diesel nessuna possibilità, sembra strano, però questa volta posso dire che diesel non verrà messo sotto il cofano di questa vettura, perché? Peccato, perché però, perché per anche il mercato italiano, assolutamente, peccato. Perché anche in questo senso casa madre ha voluto fare una cosa diversa, o meglio reinterpretare quello che era Legacy Station Wagon in una maniera diversa, in una maniera molto più sportiva, in una maniera molto più, come posso dire, anche dovendo sottostare a dei vincoli che sono quelli delle emissioni del CO2. Non dimentichiamo che naturalmente la nostra vettura ha un impatto a livello globale, quindi di conseguenza il fatto di sicuramente avere il diesel a livello nazionale può favorire quello che è l'introduzione sul mercato di questa vettura, nostro piuttosto che il tedesco, piuttosto che l'austriaco o lo spagnolo, però vedendola in un ambito globale sicuramente non andrebbe a impattare più di tanto su quello che possono essere le vendite appunto totali. Detto questo, è una vettura che appunto adotterà un sistema, o meglio una filosofia nuova di intendere uno station wagon, come si diceva, in maniera sicuramente più sportiva, più aggressiva, molto più dinamica, adottando un 1.6 che è un motore nuovo in casa nostra, un 1.6 turbo a iniezione diretta. Questo naturalmente per contenere i consumi, nonostante tutto avendo una potenza di tutto rispetto per una station wagon, che sono appunto 170 cavalli, e una coppia molto interessante di 250 Nm, quindi questo ha tutto vantaggio di quello che è l'utilizzo in città ed una potenza sicuramente adeguata per un corpo macchina come questo. Senti, ma è vero il prezzo sotto i 30.000 euro? Anche in questo senso, dal punto di vista commerciale, Subaru Italia ha lavorato moltissimo per cercare di posizionare la vettura a un prezzo interessante, vedendo quello che è soprattutto la concorrenza. Possiamo dire che il Range 2 saranno le versioni che arriveranno appunto nel nostro paese, e due saranno i prezzi, che saranno dai 25 ai 30.000. Sicuramente non saliamo oltre i 30.000. Bene, siamo davvero in chiusura, dalla regia ci fanno dei segnacci. Andrea, però ancora una cosa, proprio in questi giorni arriva un interessante restyling, possiamo dire, XV, una Subaru crossover compatta che a me piace moltissimo, devo dire, la trovo riuscita esteticamente, facile da guidare, piacevole. Cosa cambia? Sì, a conferma di quello che dicevi, tra l'altro XV oggi si è connotata dal punto di vista delle vendite con circa il 50% del nostro venduto, quindi è una macchina che per noi è molto importante dal punto di vista commerciale. Ci sono alcuni affinamenti di prodotto, perché effettivamente tutta la parte infotainment viene a cascata, arriva da quello che è stata Outback e dopodiché è passata per Forester e adesso viene adottata anche per XV, ed oltre a quello ci sono alcuni cambiamenti, alcuni piccoli cambiamenti per quanto riguarda la parte estetica, quindi di conseguenza piccole migliorie per dare una rinfrescatina a quello che è il prodotto. Bene, siamo davvero in chiusura di questa puntata di Auto News interamente dedicata al marchio Subaru. È stato con noi Andrea Placani, responsabile della comunicazione PR di Subaru Italia. Grazie Andrea, e grazie del contributo che consente a tanti automobilisti e tanti appassionati di conoscere meglio questo marchio piccolo, ma dalla grande inventiva e dalla grande capacità tecnologica, che veramente merita di essere preso nella giusta considerazione, perché offre dei prodotti di grande interesse tecnologico e di grande qualità percepita. Io dico sempre, prima di acquistare un'auto bisognerebbe provarla. Ecco, Subaru in questo caso offre veramente una possibilità in più, perché sono vetture che, quando si ha modo di entrare in contatto, in confidenza con loro, riservano sempre delle piacevolissime sensazioni. Grazie da Carlo Braccini per essere stati con noi, appuntamento alla prossima puntata speciale di Auto News.